qui a Compelab in compagnia di Valentina Romano, giovane artista. Valentina, dici da dove nasce il tuo processo produttivo, chi ti dà o cosa ti dà ispirazione per le tue opere? Allora, il mio processo produttivo è nato all'incirca più o meno 7 anni fa. È nato un po' per gioco, perché alla fine iniziai a frequentare dei posti dove facevano del live painting e piano piano mi avvicinai al mondo della pittura. Da lì ho cercato di sposare entrambe due cose, ovvero la pittura e la grafica, cercando di unire geometrie e colori abbastanza forti. Ho studiato storia dell'arte alle scuole superiori e diciamo che il periodo in cui mi ha appassionato di più è stato quello degli anni 80 con la pop art, cose di questo genere. Il mio artista emblematico a cui io sono più appassionata è Kettering. E infatti alcuni processi pittorici sono abbastanza simili ai suoi, nel senso la tecnica è molto piatta, è molto grafica. Non, diciamo che alle sfumature sto iniziando ad avvicinarmi ora, vabbè, piano piano crescendo inizia a cambiare anche la tecnica. Quali sono le problematiche che affronta un artista ai giorni d'oggi? Cioè, se ci sono spazi dove tu ti puoi esprimere, se c'è un mercato, oppure se c'è possibilità di vendere le tue opere? Allora, la difficoltà che diciamo incontro io ai tempi di oggi a livello artistico, oltre, sono prima di tutto i luoghi, cioè, perché almeno qui in Campania bisogna ritagliarsi degli spazi dove puoi comunque esprimerti, e non è facile, anche perché devi riuscire a trovare posti come il Pompei Lab, che comunque ti danno questa possibilità di esprimerti a 360 gradi. Per quanto riguarda le vendite, purtroppo oggi è un mercato di crisi, come si suol dire, quindi l'arte, almeno per me, non è una questione di marketing o di soldi, ma io lo faccio proprio per passione, perché mi piace disegnare, perché penso che se non lo facessi non riuscirei a esprimere quello che sono io a 360 gradi. In cosa consiste il progetto Arte e Moda? Allora, il progetto Arte e Moda non è altro che un incontro che Valentina Romano pone insieme, nel senso che l'arte e la moda sono sempre state due idee dell'essenza creativa. E quindi già da tempo si sono incontrati e si sono anche scontrati. In questo campo, in questo caso, Valentina Romano li unisce insieme e ne dà una reinterpretazione personale, unendo insieme sia lo stile grafico che è nei suoi quadri, sia lo stile che poi ritroveremo anche nei suoi abiti. Uno stile che è fatto soprattutto di colori forti, decisi, che ritroviamo sia nei suoi quadri che nei suoi vestiti. Geometrie soprattutto. Anche perché comunque alcune stampe, cioè alcuni quadri, a me piace anche riportarle sulle magliette, cose di questo genere. Sì, quindi non solo abiti, diciamo così, di alta moda, come magari può essere questo, ma anche abiti che si avvicinano a un altro tipo di pubblico più giovanile. Sì, poi là, come lascia spazio alla creatività che lascia spazio alla creatività. Quindi facciamo un grande bocca al lupo per il vostro progetto. Noi ti ringraziamo.